Ciao a tutti, il video di oggi sarà il video dei prodotti mangerecci terminati dell'ultimo mese dell'anno 2016, quindi dicembre. A dicembre ci sono tante feste, c'è Natale, poi c'è Capodanno. Oddio, guardate. Spero di riuscire a terminare questo video, di terminare di mostrarvi tutti i prodotti entro il 2017. Bene, sì, sono tantissimi prodotti, ragazzi. Qualche prodotto l'ho anche dovuto cestinare perché non ci stava, davvero non sapevo dove metterlo. Comunque, questo video sarà sempre in collaborazione con la mia dolcissima e carissima amica Erika del canale Erikitten 1986. Andate a trovarla se ancora non la doveste conoscere. Un bacione, tesoro. E apriamo le danze ovviamente con una scatola vuota di panettone. Abbiamo consumato questo mandorlato balocco, il primo l'originale, con fiocchi di mandorle e zucchero, che io sì, personalmente, cioè per me personalmente è il panettone più buono in assoluto che ci possa mai essere, perché io, guardate, io mangerei tutta questa parte, quindi lo scoperchierei proprio, gli farei lo scalpo, mi mangerei tutta la granella che c'è sopra con le mandorle buonissime, ma poi anche l'interno è troppo buono, 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 e c'è l'interno, ovviamente il panettone, non solo la parte di sopra, è il migliore in assoluto, mi piace tantissimo. Poi un altro panettone particolare, questo della Galbusera, la bisciola, vedete, se ben ricordate questo, allora questo mi è stato spedito da dei cari amici, e se ben ricordate l'avevo provato in un video assaggi dell'anno scorso, e mi era piaciuto tantissimo, è con lievito madre, dice, noci e fichi, buonissimo, buono 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 questo panettone. Poi, terminato, questi crackers bio sono all'olio extravergine d'oliva e sono con pomodoro e origano. Questi mi sono piaciuti tantissimo, buoni buoni buoni, della marca Crick, 1870, una marca mai sentita. Ci sono anche al rosmarino e quindi li voglio provare, magari li comprerò prossimamente. Hanno 24 ore di lievitazione e questi li ho acquistati allo Shan. Poi questa me l'ha spedito la mia carissima amica Angela, è una spremuta di mela del Trentino, quindi con mele del Trentino, ce l'ho fatta a dirlo. Era buonissimo, troppo buono. Sono esattamente, mi pare, 3 litri di, sì, eccolo qua, 3 litri di spremuta di mela. Fantastica, buona, buona, buona. Poi ho terminato queste sfogliatine di parmigiano reggiano, parè. Queste le avevo provate nel video assaggi, se ben ricordate, il video assaggi natalizio, e queste le abbiamo appunto utilizzate come antipasto, le abbiamo unite agli antipasti sfiziosi e hanno riscosso davvero tantissimo successo. Poi terminato questo latte condensato della marca Nestlé. Questo l'avevo utilizzato per fare la Nutella, buonissimo. E poi avevo provato anche a fare la torta al latte condensato ed è uscita buonissima. Quindi, ecco, ora ve la mostro. Avevo seguito proprio la ricettina che c'è scritta qui, torta margherita. Poi abbiamo terminato le focaccelle con pomodorini senza olio di palma della Mulino Bianco, anche queste ci sono piaciute tantissimo, le stiamo acquistando spessissimo. Poi altro prodottino spedito dalla mia amica Angela, questi cioccolatini Lindor, una confezione regalo Gran Festival, vedete, e sono appunto della Lind le palline dall'irresistibile scioglievolezza, erano sia quelle classiche sia quelle al cioccolato fondente. Buone, buone, buone. Poi due tipi di wafer, sempre spediti dalla mia amica Angela, e sono questi Loacker cacao e milk, sono nuovi, quindi hanno la cialda al cacao e l'interno è al latte. E poi questi altri, sempre della Loacker, e sono al cioccolato fondente.
Poi i panini mini burger della marca Roberto, pucciosissimi, erano davvero così piccini per la cena, ad esempio, quando si voleva mangiare un panino un po' sfizioso, questi erano l'ideale perché non ti appesantivano. Buoni, 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 veramente. Dice buoni così senza scaldarli, infatti rimangono belli morbidi, morbidi. Li stiamo acquistando spessissimo anche questi. Poi ho terminato i miei amatissimi Viverde Coop novellini al latte e miele biologici, questi buonissimi frullini che io adoro con la marmellatina alle albicocche sopra. È la morte sua, secondo me. Poi altri hamburger, questi però sono quelli grandi, sempre della marca Roberto, e questi diciamo che mi piacciono, sì, mi piacciono, ma meno rispetto a quelli più piccolini. La consistenza è uguale, ragazzi, solo che magari questi sono un po' più sostanziosi, ovviamente, per la cena. Quindi io vi parlo di quando a cena si vuole mangiare un panino piccolo, in quel senso. Però anche questi sono buoni. Poi un'altra scatola di Balocco che dentro ha tantissimi altri prodotti e la devo vuotare perché altrimenti cadono tutti giù. Oddio, che caos! E abbiamo terminato questo maxi panettone. No, non è maxi, però era veramente grande. Panettone gianduia con la crema al cioccolato gianduia in mezzo. Guardate, anche questo è... Io l'anno scorso, mi sono affezionata tantissimo ai panettoni Balocco. Li ho trovati più buoni in assoluto di tutti gli altri. Comunque, ragazzi, anche di questo mi mangerei tutta la copertura. Era buonissimo, buono. Poi, al contrario di quello che si potrebbe pensare, era veramente digeribile. Infatti, vi mostro anche gli ingredienti. Forse hanno migliorato la formulazione, non so dirvi, però ne abbiamo mangiato tantissime fette e li abbiamo digerito tutti a casa. Era buonissimo, buono, buono, buono. Poi, terminato, i tegolini. Ero da secoli che non li acquistavo. Li ho voluti riprovare perché questi sono senza olivi palma e sono veramente molto più buoni rispetto a prima. Mi sono piaciuti tantissimo. Poi biscotti tarallucci, ormai arriva la carrellata della Mulino Bianco, anche questi hanno almeno 65% di grassi saturi e sono ancora più buoni. Io vi consiglio tantissimo di acquistare i prodotti Mulino Bianco, che adesso hanno cambiato la formulazione e sono ancora più buoni. Poi vi ricordate gli Oreo alla fragola limited edition? Buoni anche questi. Li ho voluti far durare, però poi alla fine li ho mangiati tutti. Buoni, peccato che qui non si trovino. Poi, sempre il cioccolatino, quelle barrette che avevate visto nel video assaggi con i miei zii, sempre spedite dalla mia amica Angela, e sono extra fondente, ed è extra fondente con lamponi e granella di mandorle. Questo è quello che mi è piaciuto di meno rispetto agli altri, che erano menta e limone. Infatti questo ho impiegato di più a terminarlo. Poi polvere lievitante biologica, questa della marca Lo Conte De Curie. Questa ormai ve la mostro, è senza glutine, ve la mostro in tantissimi miei video. Poi i crackers scotti, anche questi li stiamo acquistando spessissimo e ci piacciono moltissimo. Sono biologici, al riso e senza glutine. Poi le rosite, finalmente le ho provate anch'io. Erika, devo dire che avevi ragione, mi sono piaciute tantissimo. Ci sono piaciute a casa, infatti le abbiamo divorate in un sol boccone. Questo pacco è durato meno di 2 giorni. Comunque ve le consiglio tantissimo, anche queste sono veramente ottime. Poi i cioccolatini Kinder, le barrette non possono mai mancare durante i miei video dei prodotti terminati. Poi dei cioccolati che avevo utilizzato per fare la Nutella, li ho comprati così, diciamo, senza pensare più di tanto alla marca, perché ho detto tanto, e comunque sono cioccolati da utilizzare per la Nutella, quindi vanno bene lo stesso, tanto il gusto glielo danno le nocciole. Poi nocciole tostate, appunto, tostate pelate. Poi terminato. Questi crackers sfoglia di cereali della Mulino Bianco, novità i 5 cereali, sono senza olio di palma e sono buonissimi. Rimangono leggermente più duretti rispetto agli altri, però comunque devo dire che non dispiace.
così un po' mescolati alle insalate, quindi come accompagnamento alle insalate sono l'ideale secondo me. Il pane gutiao, anche questo è favoloso da mangiare con gli antipasti, da mangiare così anche da solo, buonissimo. Questo mi piace anche di più del pane Carasau. Poi i Kinder Bueno, quindi altri cioccolatini. Poi altri prodotti della Mulino Bianco, e ne è volato uno in terra, che dopo raccolgo. Questi cornetti all'albicocca, non mi dilungo tanto perché sapete già che questi mi piacevano anche quando avevano la palma dentro. Poi il mottino, guardate che prodotto puccioso! Questo potevo inserirlo anche nei prodotti pucciosi del mese. Il mottino panettoncino, piccolo piccolo, questo l'ho mangiato solo io a colazione. Era così piccolino, minuscolo, in un sol boccone acciuppato nel latte, era fantastico, buono. Ok, potevo anche lasciarle in terra, l'altra... ma ho visto un'ombra. Devo anche lasciarla in terra la confezione che mi è caduta prima, che era sempre dei tegolini della Mulino Bianco, quindi ne ho acquistato un altro. Poi terminato questi zero grano, questi crackers Galbusera, sono al mais e riso e sono senza glutine. Questi ci sono piaciuti moltissimo, diciamo più a me che al resto della mia famiglia. Gli ho sentito molto sapore di rosmarino, buoni, mi sono piaciuti, particolari. Poi sfogliatine di pane, queste ci sono piaciute da matti, è una novità che abbiamo scoperto all'Eurospin, snack di pane al rosmarino. E guardate, sono la fine del mondo questi sfogliatine di pane, buone, 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 ve le straconsiglio. Gran Speedy, questi ormai ve li ho mostrati in tanti miei video, c'era una confezione attaccata. Terminato queste fettine di provola dolce, si attaccano i capelli, la marca Land, che trovo sempre all'Eurospin, sempre un prodotto dell'Eurospin, che però è uno snack sardo, è il gutiao con la paprika, anche questo era buonissimo, mi è piaciuto. Poi abbiamo terminato la polpa a dadini, questa della marca Casar, anche questa buonissima, senza sale aggiunto, ormai questa la acquistiamo da anni, ci piace tantissimo. Poi lievito per dolci, questo è vanigliato della marca Bertolini. Questo è uno di quelli che acquisto più spesso, assieme a quello Pane Angeli e a quello Lo Conte, quindi faccio, alterno un po', quando voglio magari un gusto lievitato, quando voglio un gusto vanigliato, non lievitato, quando voglio un gusto vanigliato acquisto lievito appunto o Pane Angeli o Bertolini, mentre quando voglio preparare magari ecco delle preparazioni appunto salate e non serve il lievito vanigliato, utilizzo quello Lo Conte che fa sia per dolci che per salati. Poi terminato queste nocciole tostate pelate della marca Carrefour, ideali in cucina, erano veramente ottime. Poi ecco yogurt gusti assortiti, questi li abbiamo terminati proprio i primi di dicembre, infatti vedete la scadenza. Sono cremosi ed erano molto buoni, soprattutto questo alla vaniglia, questo mi è piaciuto più in assoluto di tutti, gli altri un po' meno, però sapete già che io di yogurt ne mangio tantissimi d'estate, adesso questo periodo che fa freddo non ne mangio tanti, e poi io adoro quelli greci, comunque li ho voluti provare. Poi gli ottimini, questi biscottini croccanti integrali e sette cereali della marca Di Vella, è una novità, sempre spediti dalla mia amica Angela, e questi li avevo provati nel video assaggi con gli zii. Ho impiegato un po' a terminarli perché avevo tanti altri biscotti aperti, e poi questi erano molto buoni col tè, quindi il tè non lo prendo spesso, nel latte acciuppavo di più le altre cose, quindi gli altri dolci. Poi aiuto, quanti prodotti Mulino Bianco i nascondini con cioccolato da mordere senza olio di palma, anche questi quanto ci sono piaciuti, buoni, è la prima volta che li provavamo a casa, e dentro si sente davvero il buon cioccolato da mordere. Poi terminato
questo pane morbido, qui Sardegna dice, pane morbido per tramezzini. Anche questo l'abbiamo utilizzato ovviamente per fare tramezzini e ci è piaciuto. Poi il pan grattato senza glutine della marca Cereal, questo ormai lo terminiamo, lo acquistiamo fisso e lo terminiamo fisso. Buono, buono, buono anche questo. Wow, non ci credo che ho terminato, ragazzi! Per terminare, ovviamente, la bella tisana Pompadour e Relax. Questa ormai lo sapete già che l'acquisto sempre. Bene, bustone vuoto con pezzi di confezioni e briciole, ma è esattamente vuoto. Ok ragazzi, questa volta sono stata un po' più veloce rispetto al solito, ma perché davvero non ci stava più niente nel bustone e quindi non volevo aggiungere altre buste dietro nell'angolino della mia camera, perché ero veramente sommersa dalle scatole dei prodotti terminati, quindi non vi ho mostrato tipo ad esempio il latte che ho consumato durante tutto il mese di dicembre, il burro, oppure altre cose tipo qualche scatoletta di pesto alla genovese, insomma qualcosa l'ho omessa, qualche altra scatola di pasta Barilla, perché comunque qualche prodotto ve lo avevo anche già mostrato, quindi per non mostrarvi sempre le stesse cose, in quel senso. Quindi sono stata più rapida, siamo a 21 minuti, ma con qualche taglio qua e là, sono fiduciosa, riuscirò a far entrare il video entro i 18 minuti, almeno ci spero, ci provo. Spero tanto che il video vi sia piaciuto, di avervi tenuto compagnia come sempre con un sorriso. Andate a vedere il video di Erika. Io adesso vi rimando al prossimo video. Un bacione e un abbraccio a tutti voi. Ciao!